Vogliamo cominciare con il Club Channel, Milan TV, prego. We'll start with the Club Channel, Milan TV. Alessandro Bianchi, Milan TV, e intanto chiaramente ben trovato Mattia. Mattia, ti chiedo le emozioni che stai provando. I'd like to know how you feel having joined ragazzo giovane che però ha già young, esperienza e ha avuto modo di conoscere già Milanello, ha avuto modo di conoscere anche già i tifosi rossoneri ieri, una grande accoglienza. You met up with the fans and you visited Milanello. Buongiorno a tutti. Sì, hello to everyone. Dei giorni un po' movimentati per These me. Have been very busy days for me. Quando sono arrivato ieri a Milano, yesterday, ho visto subito grande entusiasmo. E the fans of Milan show great enthusiasm. E non vedo l'ora di iniziare. And I can't wait to begin my new adventure. Grazie Mattia, volevo approfittare della presenza del presidente Scaroni. Presidente, un profilo giovane come Mattia Caldara, già di affidamento evidentemente, dà anche un segnale importante nel senso che c'è un interesse evidentemente al presente, quindi ad essere già efficaci da subuto, ma anche in prospettiva futura, una squadra che può e deve continuare a crescere. Can improve. Come dicevo, siccome è un percorso che abbiamo davanti a noi, che sarà un percorso necessariamente che richiederà dei tempi. This is an important signing for the journey we have ahead of us. We have a lot of work to do, and it will take a lot of hard work from all our players. But a signing like Caldara is incredibly important for our project. Che fa parte di una difesa che è largamente fatta di giovani. He joins a defense which is mostly made up Presidente, of young players. Anche in ultima di Leonardo, c'è stata una trattativa lunga e complessa nella quale la sensazione è che il Milan abbia dimostrato una grande certezza nel momento in cui c'era stata questa richiesta di Leonardo Bonucci nel puntare su un giocatore che potesse dare da subito garanzie nell'immediato, ma appunto in anche il discorso prospettiva futura. Leonardo in questo senso, believe, come si è arrivati subito al nome di Caldara e le complessità di questa trattativa? How did you choose? Ma io penso che ogni trattativa ha, diciamo, la sua storia, se è vero che può partire in un modo e finire in un altro, no? Perché è sempre così. Quindi penso che la cosa che mi fa molto piacere è che è stata fatta in un ambiente molto positivo, di grande, diciamo, ricerca della quadra. Si poteva arrivare in tanti modi, ma penso che siamo arrivati anche nei modi migliori per tutti e due, e per noi anche, come siamo detti qua nel giorno della mia presentazione. Si parlava anche di vedere delle situazioni che potevano essere possibili in questo momento, visto, diciamo, il nostro momento legato al fair play, legato a una serie di cose. Quindi io penso che questa operazione è stata un'operazione che è stata difficile trovare, forse, tutta questa quadra, ma siamo arrivati a una cosa che sicuramente è stata una cosa buona per tutti. Marco Buicelli, Sky Sport, intanto ben arrivato. Io ti chiedo il tuo pensiero sulla scelta Milan, perché c'erano altre squadre che ti hanno cercato. Qua c'è una tradizione, tu sei un difensore di grandi difensori. Why did you choose Milan? There were other teams that were looking for you. You chose Milan, which is a team famous for great defenders, like Nesta in the past. E poi ti chiedo anche questo. Thiago Silva, scelto il numero che hai chosen. Romagnoli, l'ultima coppia 33-13 era quella con Thiago Silva e appunto Nesta, quindi era poi un'eredità pesante. How you see working with Romagnoli? The last time the duo in defense had 13 and 33 on the back of their shirts was Nesta and Thiago Silva. Ma sicuramente l'eredità è molto pesante e quindi sarà molto difficile. Well, there's a heavy burden linked to the number 33. So it will be difficult. Quando sono arrivato qua ho pensato alla storia del Milan, una storia when di un joined, grande club, I thought about the glorious history tutto, of this club. Dove sono passati i difensori più forti. The best defenders in the world have all passed through Maldini, this club. Nesta, Thiago Maldini, Silva, Nesta, Thiago Silva. E quindi diciamo che la scelta è stata molto facile da It was a very easy choice for me to e make. E quindi ringrazio sicuramente Leonardo. I'm very grateful to Leonardo, in me. Who believed in me, and I can't wait to prove that I am worthy of being here. Matteo Palmigiano, Mediaset, ben arrivato Mattia. Ti volevo chiedere con che sentimenti Matteo hai lasciato Palmigiano la Juventus, asks, ovvero delusione, magari rabbia, voglia di rivincito, perché no, anche un po' di gratitudine, feel, perché comunque hanno investito so tanto per te due anni fa. For them. Ma sì, la Juve è stata la prima a credere in me, perché come hai detto te, un anno e mezzo Juventus fa was the first team to believe in me. A year and a half they signed me from Atalanta. Ci credeva in me e quindi li ringrazierò sempre, ma adesso ormai inizia un ciclo nuovo, un'avventura nuova che mi dà tanta responsabilità. There's a lot of responsibility on my shoulders. Quello che sto pensando adesso è solo fare del bene per il Milan. And my only thought at the moment is to do my very best for AC Milan.
Ciao Mattia, Luca Cilli, Sport Italia, in bocca al lupo per la tua nuova Grazie. Avventura professionale. Luca Cilli from Sport Italia, wishes Mattia all the best. Dopo gli anni di Bergamo sei cresciuto tantissimo con Gasperini, arrivi anche con la maturità and tecnica giusta per affrontare questa nuova esperienza. The 2 years under Gasperini at Atalanta have helped him mature into the type of player ready for Milan. Leonardo, perché tecnicamente lei ha scelto Caldara per la difesa del futuro del And Milan. He also asked Leonardo why what technical reasons brought him to sign Caldara diciamo for che Milan's questi due anni defense. Con Gasperini, come ho sempre detto, mi sono servito I worked under Gasperini for 2 years. Soprattutto per una crescita oltre che fisica e I mentale, improved perché a mi ha dato lot, la possibilità physically di and mentally under his tutelage. Oltre al campionato italiano, l'anno scorso anche l'Europa League che Last year, è una we cosa also played in Europa League, so I have experience in the top division in Italy and in Europe. Dove magari hanno un modo di intendere il calcio diverso e quindi ti abitua a una cosa so diversa it was a good chance to get used to different types of football. Quell'esperienza lì mi è servita molto. That experience was very useful. Ovviamente ogni 3 giorni è una cosa diversa rispetto a giocare ogni 7 giorni anche per la preparazione. And having the extra game during a week is also very different from only having one game a week. E aiuta moltissimo. E quindi devo ringraziare l'Atalanta che mi ha fatto crescere. I'm extremely grateful to Atalanta. For all that they gave me. Perché? Perché legge Dostoevsky, sta facendo management e economia nella LUIS, quindi penso che sia un inizio buono. No, a parte gli scherzi, penso che sia per ovi motivi, non sia per il suo percorso degli ultimi anni, l'Atalanta ha grande fama anche di formare molto bene i suoi giocatori e è un altro grande esempio. Caldara dopo penso che a livello tecnico è anche un giocatore che sta diventando anche moderno. È un giocatore che anche a livello di attacco, anche a livello di gol, ma non per dire che deve far gol, ma comunque c'è anche questo, diciamo, nelle sue doti. E dopo per l'attenzione, per la fisicità, si vede che è molto intelligente nella lettura del gioco. E sinceramente viene a completare un gruppo di ragazzi, dico ragazzi perché sono giovani, nonostante abbiamo fatto già una loro strada, di Calabria, Conti, Caldara, Romagnoli, quindi sono tutti giocatori veramente italiani, giovani, con un grande futuro, che si riusciscono e chissà, questa può essere una difesa per veramente tanti anni. Salve, Ivan Filandino, S News. Volevo chiedere a Mattia cosa ti hanno anticipato i tuoi ex compagni dell'Atalanta, ora al Milan, Conti e che sì, del mondo Milan, cosa ti hanno detto? Ma subito quando uscita un po' la notizia dello scambio così... non vedevano l'ora che venissi qua anche da quel punto di vista lì io sono felice di rincontrarli and I'm delighted to meet up with them once again. Ho fare molta amicizia con loro e mi hanno detto che qui c'è un'area positiva, un'area di cambiamento. They told me about the great atmosphere here at the club and the sense of change. E buongiorno, Paolo Cappellere dell'ANSA e Tutto Sport. A Mattia chiedo che impressione ti fa avere la stessa valutazione economica di Bonucci, essendo nettamente più giovane. E wants poi to know how Caldara feels about having the same monetary value as Bonucci, despite being far younger. Di parlare di obiettivi. Adesso che c'è stata questa svolta nel mercato, si può definire qual è l'obiettivo del Milan per questa stagione? Rispondo tutte e due le domande. Sulla valutazione, penso che sia più noi a dare che lui. Quindi io penso che valutazioni anche quelle sono fatte da un mercato, sono fatte del momento. Sicuramente per noi la valutazione è altissima, per i motivi detti prima. Dopo è una questione anche di situazione di mercato, è una situazione di discutere una possibilità, nel momento che deve fare scambio, valutare un giocatore, è sempre anche del momento in cui stai vivendo. Io penso che Bonucci stiamo parlando di uno dei migliori difensori al mondo, è un giocatore importante, un giocatore che era anche stato preso per dare, diciamo, essere simbolo anche di questo ritorno del Milan. Dopo le cose nel calcio sappiamo meglio di chiunque, se non qua tutti i giorni possono andare in un modo o nell'altro, quindi era un momento di valutare e sinceramente non solo adesso, ma io particolarmente vedo già individuato in Mattia questo grande potenziale. Quindi sono due situazioni molto diverse, un giocatore maturo che ha fatto già tutta la sua carriera, che ha un valore immediato, e Mattia che ha un valore immediato e futuro. Quindi
quindi la valutazione è basata su quello. E dopo sul mercato, comunque c'è stato un prezzo pagato per Bonucci un anno fa, quindi il mercato è fatto da quando una trattativa viene stabilita, quindi i valori sono quelli. Noi non abbiamo cambiato linea, la nostra linea è sicuramente quella, sappiamo dei nostri paletti, sappiamo che è un inizio, non si possono fare cose in una settimana e cambiare tutto, non posso negare che questa operazione ci ha dato sicuramente tanta energia in tutti i sensi, penso che ci porta ad una dimensione veramente importante, anche se stiamo parlando di una unica operazione, ma sicuramente ci fa respirare, diciamo, un'area molto ottimista. Detto questo, questa cresta sarà graduale, non ci sarà, penso che questa è stata anche un'opportunità, no, che abbiamo avuto tutti, però sarà sicuramente una cresta graduale per tutti i motivi che sappiamo già. Buongiorno, Vincenzo Madrone, Carta Canta Web. Chi ti sostituiva lo scorso anno era Bonucci, che al Milan ha dimostrato di essere un ottimo difensore quando impostava il gioco, un po' meno quando c'era da fare la marcatura. Tu che difensore ti senti? Più forte nella marcatura o più forte nell'impostare il gioco? Ma io in questi due anni, mister Gasperini mi ha impostato molto a giocare a uomo. Over the last two years, Coach Gasperini taught me to mark my man very well. I specialized in man marking. Lui mi chiedeva anche di cercare di impostare l'azione da dietro. But he would also ask me to help build up play from behind, per un difensore moderno, which is an essential attribute for a modern defender. Forse in questo momento riesco meglio a la cosa che mi riesce meglio a marcare uomo. I think my strength at the moment is man marking. Arrivando a giocare una difesa 4, che è una cosa un po' diversa rispetto a giocare a 3. Mi metterò subito a disposizione per cercare di But I'll have to adapt to the four-man defense, which is quite different from how I played with a three-man defense last year. Le cose che vorrà il mister. I'll have to adapt very quickly and carry out the task to coach assigns me. Per Mattia, ieri hai detto che hai parlato con Gattuso, volevo sapere se hai usato qualche parola speciale per convincerti, già ti ha chiesto quelle che sono le idee su di te. È una domanda anche per il direttore. Se con l'arrivo di Caldara possiamo considerare completo il reparto difensivo o potrebbero esserci altri movimenti. To Caldara, you spoke to Gattuso yesterday. Did he say anything important to convince you? Subito appena c'è stata l'ok comunque dell'operazione. I talked to Gattuso as soon as the operation was concluded. Lavorare molto. He told me there'll be a lot of work to do. C'è una squadra giovane che ha voglia di fare e quindi. And everyone wants to do well. Ho tantissima voglia di iniziare perché voglio. I want to do really well. I can't wait to get started. Posso dare tanto al Milan. And I believe I give a lot to this team. Non vedo l'ora che si inizi il campionato. I can't wait for the season to start. Per me, prima di tutto, io eviterei il direttore, faccio una fatica con il direttore, veramente tanta. Chiamatemi Leo, Leonardo, come volete, ma il direttore, in fase di aver giocato, faccio fatichissimo. Però io penso che è un discorso generale, penso che a livello di gruppo si sta già formando. Se guardiamo questa squadra oggi, può avere forse un ritocco qua, un ritocco là. Dobbiamo anche vedere le situazioni in uscita, dobbiamo anche ragionare anche su quello che è molto importante. Però penso che questa squadra, se la guardiamo oggi, già è competitiva. Quindi un ritocco che succederà anche in vista delle opportunità che possiamo avere. If any further deals do ciao happen, Mattia, that will be based on opportunities that present themselves. Hai parlato appunto di Gattuso. Che cosa ti aspetti da questa stagione? Il Gattuso che hai conosciuto l'anno scorso da avversario come allenatore, che sensazioni hai? Che cosa ti aspetti appunto dal tuo nuovo mister? Tu Caldara, what do you expect from Gattuso? Capire, having met him as an opponent last year, what do you expect from him this year as your coach? Che dice quello che pensa, che he is very straightforward and calcio, always credo. Says what he thinks. È un mister che comunque vuole che la squadra abbia voglia di fare, intraprendenza e molta grinta. He wants his team to be proactive and determined. Per la vittoria di una partita. E quindi he wants them to give everything to win the game. Non vedo l'ora che ritornino dall'America. E I can't wait for the rest of the team to return from America. Imparare quello che so I can start working under Gattuso and learn what he wants from me. Sono felice. Ciao Mattia, Michael Cuomo, Tele Lombardia. Ieri hai avuto un primo assaggio di quelli che saranno i tuoi nuovi tifosi. Poi c'è un fattore San Siro con cui avere a che fare. Che emozione sarà giocare a San Siro, però con la maglia del Milan, con tutto il pubblico a favore. San Siro si parla dello stadio che regala
più emozioni in Italia, quello che ha più storia di tutti. San Siro is one of the most glorious stadiums in Italy. One of those that gives you the most passion and thrilling experiences. E già da ieri comunque ho visto questi. Yesterday I saw the love and the passion from the fans. Di fare da parte dei tifosi, perché c'è molto entusiasmo. There is a lot of enthusiasm. And I am really happy to be here. Voglio dimostrare quello che valgo. And I want to prove what I'm worth. Ciao Mattia, Fabio Conte, Agenzia Aria. Volevo chiederti, hai appena Fabio detto Conte Agenzia Aria, sogno di giocare a San Siro, tu a che squadra tenevi da bambino? What team did you support as a child? Io bergamasco, ero atalantino, perché I come from Bergamo, so I supported Atalanta. E quindi mi hanno inculcato quella mentalità già da piccolo. I started playing with their youth team when I was very young. E volevo chiedere viceversa, ti sei buttato a valanga in questo mercato. Hai detto prima che comunque Mattia era una figura che avresti già pensato di prendere oltre all'occasione che è venuta fuori. Tu sognavi, cioè avevi già i progetti, dire se io diventerò direttore, anche se non mi farò chiamare direttore, del Milan, vado a prendere questo e quello e quell'altro. Avevi già dei progetti e hai dei progetti. Tu, Leonardo, guarda, non ho avuto tempo di fare il progetto, è stato veramente molto veloce tutto questo, quindi non avevo un progetto specifico. Conoscevo il Milan benissimo perché seguo il Milan, quindi conoscevo da spettatore, però non era difficile capire, diciamo, quello che l'avrei visto o incontrato. Mattia, non solo noi seguivamo, quello erano tutti molto attenti al suo sviluppo, Juve compresa, l'ha ripreso, quindi penso che sicuramente avevo un'idea, una linea dei giovani italiani e anche opportunità di mercato che alla fine sai. Quindi questa secondo me è stata una bellissima opportunità, molto ampia, molto completa, che alla fine, perché non si può slegare un po' i due arrivi, perché arrivano dalla stessa squadra, quindi io penso che alla fine siamo riusciti a fare, diciamo, a dare a questa squadra sia in difesa sia in attacco veramente un salto in avanti importante. We have managed to complete the team. Antonio Vitiello, Corriere dello Sport e Milan News. Leonardo, volevo chiederti, a meno di 15 giorni dalla fine del mercato, la priorità è la mezzala o l'esterno d'attacco? Guarda, oggi, come ho detto prima, il mercato si presenta in un modo tante volte sorprendente. Quindi oggi non stiamo cercando la mezzala o l'attaccante esterno e facciamo un assegno e lo compriamo. Quindi io penso che oggi c'è da studiare, da capire le opportunità, da capire le vere possibilità che abbiamo, e cercheremo di essere attenti, cauti, come abbiamo detto, diciamo, alla prima conferenza. E al presidente Scaroni, se possibile, volevo chiedere se ci arriveranno altri dirigenti nei prossimi giorni. Si parlava di un ingresso come amministratore delegato, insomma, will anche Gordon Singer potrebbe sbarcare a Milano. Se ci sono aggiornamenti da questo punto di vista? Is there any news, any non ho on particolari this? Aggiornamenti. Certamente confermo che per me occuparmi del Milan anche come amministratore delegato è una fase transitoria. E quindi there are new updates, but as CEO it is just a transitionary sector for me. Per un capo azienda del Milan a tempo pieno che faccia il mestiere dell'amministratore delegato qui. A new CEO will be chosen. Stefano Cantalupi, Gazzetta dello Sport, per Mattia. Ben trovato. Trovi Romagnoli come compagno di reparto, ci sono Calabria, Conti. Sentite di poter essere la nazionale del futuro oppure ovviamente è ancora molto presto per fare questi ragionamenti? And Calabria. Ma io con Alessio. Do you think you could be the Italian defense for the national team in the future? Fortissimo. E, sì, c'è questa idea qua della nazionale del futuro, però Romagnoli is an excellent player. Dobbiamo dimostrarlo sempre in campo, perché and se ne può parlare quanto si vuole. Yes, there is this idea that we might make up the future of the Italian defense. Poi se dimostreremo che siamo all'altezza di essere la nazionale del futuro, lo saremo e saremo contenti. If we want to be the future of the Italian national team, then we need to show that we deserve it to be it. Marta Mereghetti, Spazio Milan. Una domanda a Mattia. Come hai detto tu prima, hai vissuto un anno e mezzo in prospettiva Juventus. Che cosa ti ha spinto a dire sì ai rossoneri? For a year and a half, you expected to join Juve, having already signed for them while at Atalanta. What pushed you to choose Milan? Però quando ho avuto questa opportunità, when this opportunity presented itself, difficile dire di no. It was almost impossible to say no. Comunque, la storia del Milan e
tutti i difensori che sono stati qui mi hanno portato a riflettere, mi hanno portato a pensare che questa è la soluzione migliore. E questa secondo me è la soluzione migliore, e sono contento che questa trattativa sia andata a buon fine. And I'm delighted that this deal. Ciao Andrea Bricchi, Radio Sound. Volevo chiedere a Mattia, si è parlato prima, sono qua, si è parlato prima due o tre volte della difficoltà di passare dalla difesa 3 a cui sei abituato alla difesa 4. Qual è l'aspetto tecnico che ti spaventa di più, quello che devi imparare di più? E poi volevo chiedere a Leo, non so se l'hanno già chiesto, sono uscito un attimo prima. L'altra volta hai parlato di una punta, una mezzala e un esterno come obiettivi condivisi anche con Gattuso. Continua a essere questo, cioè nei prossimi giorni cercherai di arrivare a questo obiettivo? Sei uscito proprio nel momento in cui ho risposto. Perfetto. Immaginavo. Chiedi ai tuoi colleghi. Ok. Abbiamo l'ultima domanda. Però Mattia, no, devo rispondere io. Ah, vai tu, aspetta, sì, Mattia, sì. Scusa. Okay. Ma non c'è una cosa che mi spaventa. There's nothing I fear. Comunque fin da piccolo ero abituato a giocare a 4 e when I was younger I was used to playing in a 4 man defense. Con la difesa a 3 magari si rischia di più l'anticipo perché ci sono due compagni comunque che ti possono aiutare, mentre con la difesa 4 3 man defense you can risk anticipating a bit more because there's two players there to help you. È una questione più that's a bit more risky when there's only another central back next to you. Che mi spaventa. But there's nothing. Mi dico solo una curiosità. Higuain, che fra un po' arriva, ha detto che quando giocava contro l'Atalanta cercava l'altra parte perché non volevo incontrarlo. Ma è vero, è vero che l'ha detto. Higuain, when he faced Atalanta, used to attack on the opposite side to avoid meeting Kandara. Ma la mia è una curiosità, volevo sapere se davvero legge Dostoevsky, come ha detto il direttore o Leonardo, o se era una battuta. No, l'ho letto, sì. Quindi è qualcosa di più. Leonardo mentioned you read Dostoevsky, is that true? Al di là del calciatore di cui sappiamo un po' di più, cioè che cosa ti piace, perché non è esattamente normale trovare un giocatore. No, ma sono un ragazzo normale, soltanto che qualche volta mi piace leggere, o magari giocare alla PlayStation, così preferisco leggere e stare un po' più da solo. Well, I prefer to read and be by myself rather than playing on PlayStation. Bene, allora grazie, io chiuderei qui ringraziando Mattia per la sua disponibilità. Thank you for your time. I'd like to thank Mattia for his availability here today. Abbiamo la celebrazione con le maglie. Dico le maglie perché oggi, come sapete in anteprima, il nostro sponsor Puma ha lanciato anche la terza maglia, quindi possiamo in qualche modo chiudere il cerchio. We'll be presenting the three shirts because Puma today launched a third shirt for Milan, the third kit. So that's the first, and here's the third. Number 33, as mentioned earlier, which was previously worn by Thiago Silva, another great defender at AC Milan. Bene, un rapidissimo time out, ma ora la scena rimane la stessa, cambia il protagonista. Diamo il benvenuto insieme al nostro presidente Paolo Scaroni a Gonzalo Higuain che approda al Milan. Benvenuto Gonzalo.
Milan's new number 9. One of the most prolific strikers in the Italian league, he'll be looking to mark his own, put his own stamp on AC Milan, as other allora, famous number 9s have in the past. Te, George Weah and il nostro Pippo presidente Inzaghi. Ci ha fatto un discorso introduttivo in cui naturalmente sei stato doverosamente citato dal punto di vista strategico. Noi non so se il presidente vuole aggiungere qualcosa sul tema dell'arrivo di un top player così importante in un club come il Milan, che fa dei grandi attaccanti uno dei suoi pilastri in termini di successi e di tradizione. No, certo, avere una star come Higuain con noi è, come like dicevo prima, un passo fondamentale is an important step towards our goal. An essential poi step. Poi dirà lui che cosa farà nel Milan, io sono sicuro che farà benissimo. I am confident grazie. He will do grazie. Extremely allora, well. Direi che possiamo riprendere subito la sessione delle domande, perché immagino che ci sia molta curiosità. So we can get straight back to the questions from the journalists. Sempre con Milan TV, prego. And we'll start with Milan TV. Benvenuto Gonzalo. Gonzalo, è un'avventura per Welcome te importante Gonzalo. Dopo due grandi esperienze, Real Madrid e Juventus. Chiaramente, this cosa is a ti aspetti after two very da questa avventura e cosa Juventus. Senti di poter dare in più a questo What Milan in questo suo momento you can bring to this team prima cosa voglio ringraziare alla società Milan. First of all, I'd like to thank the club. Per Milan, il grande sforzo che hanno fatto big di portarmi qui mi ha motivato molto il progetto che hanno in mente. È una bellissima sfida per me dopo la carriera che ho fatto e spero di ripagare tutta la fiducia che mi hanno dimostrato e la cosa più importante è che arrivo a una squadra con una storia immensa e quando mi hanno detto di essere parte di riportare al Milan a quello che è per me è stato un motivo di orgoglio e quindi ho deciso di venire qua. Nuovamente ringrazio alla società del grandissimo sforzo e spero di fare in Milan grandissime cose perché è una squadra, una società di tifosi che meritano di ritornare a quello che veramente è il Milan. The fans deserve grazie, to see Gonzalo, Milan back at the very top. Presidente, approfitto di lei anche in veste di tifoso rossonero, si è parlato appunto della storia del Milan, un attaccante come Gonzalo Higuain. Come lo si può collocare tra i grandi attaccanti della storia del Milan? Può prendere questa? Where do you think Higuain could be placed among the top strikers for Milan? Statistiche calcistiche, però ho appreso che negli ultimi 5 anni, cioè da quando è arrivato in Italia, Higuain ha segnato più gol di chiunque altro. Well, over the last 5 years since he came to Italy, 111. Higuain has scored more goals than any other striker in no, Italy. Ma io non sono un esperto, però mi si diceva che no, che la percentuale tra numero di partite giocate e numero di gol è fondamentale. No, allora da questo punto di vista, in terms of the games played averlo to goal or scores ratio, come tifoso e come presidente, having a player like Higuain as president and as a fan, scusa, diamo spazio anche agli altri colleghi, prego. Is great. Ciao Gonzalo, ben arrivato. Volevo chiederti per cominciare quanto Leonardo e Gattuso hanno influito sulla tua scelta e poi volevo chiederti, hai detto che ti sei lasciato molto bene con i tifosi della Juventus, volevo invece chiederti come like ti sei lasciato how important con Gattuso Allegri. And Leonardo were in convincing you to join una Milan. Cosa and Leonardo io lo conoscevo da prima. From the fans. Certo che lui ha, I knew Leonardo ha from earlier on, from inciso Jordan. Tanto in mio arrivo. He was a key part of my signing for Milan. Dalle sue parole mi ha convinto. He convinced me. La sua onestà e la sua fiducia già la vedeva in suoi occhi. E quello per me è stato una delle grandi motivazioni per venire that qui. Was one of the main factors in my deciding to sign. Lo sa che sono molto ringraziato a lui e a tutta very la società. Grateful to him. E a Elliot anche che and I'm grateful che to hanno questa idea questa convinzione di riportare il Milan
in più in alto. Bring Milan back come tifoso della Juventus, solo parola di ringraziamento. I'm very grateful sono for stati fans due anni bellissimi lì. I spent great years at the club. Quindi solo parola di ringraziamento di suo Allegri. Niente, è stato un allenatore che l'ho avuto due Andrew anni. Allegri, he's the coach I worked under for two years. Abbiamo avuto un po' le nostre differenze, ma quello non mi ha riportato a venire qui. Quello che mi ha portato a venire qui è stata la motivazione e la convinzione che il Milan mi ha dimostrato. What led me to decide to come here was the conviction that the team. Marco Bovicelli, Sky Sport, ti volevo chiedere, siccome si sta parlando della scelta Milan, se intanto, visto che noi questa trattativa l'abbiamo raccontata proprio giorno dopo giorno, in quell'incontro nella notte, dove il direttore poi chiedo anche a Leonardo, we've been covering this deal, ha incontrato tuo fratello, il tuo procuratore, se lì in quella notte hai capito che potevi essere la stella del Milan, che in quello sguardo ti ha fatto capire che eri tu quello che poteva trascinare il Milan a tornare una squadra importante, e poi tu dici è una squadra che deve ritornare dove merita. Tu arrivi da club dove lottavi soltanto per vincere, l'obiettivo era il primo posto. Arrivi in un club che sta pensando di tornare in quelle posizioni, adesso è un pelo poco, però ci sta arrivando. Come ti senti ad arrivare in un club che sta facendo questo percorso, oppure magari tu vedi già un Milan che nell'immediato potrà lottare per le prime posizioni? Do you think that Milan will already be able to fight for the top and for the title? Esatto. No, l'ho detto prima, certo che Leonardo mi ha convinto, as I said before, Leonardo convinced il mister me. Anche, e dopo la squadra che ha il Milan, che ho molta fiducia nella squadra che ha il Milan, già dall'anno scorso mi piaceva tanto come giocava, e credo, come hai detto te, che ho giocato in squadre per ovviamente lottare a vincere, ma il Milan, as you said, è una storia sempre teams that aim to lo caratterizza per quello che ha vinto, no? Quindi la sfida di adesso è riportare il Milan in quello più in alto, e speriamo questa nuova avventura che abbiamo arrivare il più lontano possibile, quindi molto felice di essere qui. And I'm delighted to be chiedo al direttore se quella notte è stata decisiva, da capire se in quell'incontro magari è stato lì che si è sbloccato tutto. Sono state tante notti, più di una. No, ragazzi, io penso una cosa, è che il Milan, nel senso, nelle sue parole, non è che io adesso sto lavorando al Milan, devo raccontare cos'è il Milan, però il Milan ha un fascino che è enorme. Nella sua storia può anche avere momenti più difficili, momenti più belli o di vittorie o di meno vittorie, ma il fascino che ha il Milan è veramente una cosa, il messaggio che ha mandato lui oggi con il partito del Milanello è Milan stop, partito da lui, non è che se l'ho detto io devo convincere lui di una cosa o di un'altra, è così, quindi questo fascino va sempre ricordato, è fascino attraverso di vittorie e come il Milan ha vinto. Io penso che il come è chi cambia un po' la vittoria eterna. Ci sono tante vittorie che non sono ricordate, ma le vittorie del Milan sono ricordate perché ha nel suo DNA uno stile e un modo di fare che rimane per sempre. E questo che rimane per sempre convince anche un giocatore come lui di venire al Milan al volo. Quindi questa cosa qua è una cosa che è un grande potenziale che va gestito meglio o peggio, ma è mettere tutto questo dentro un contenitore e riuscire a rifare queste vittorie che tutti noi aspettiamo. Questa trattativa è stata molto particolare, molto bella. Io penso che c'è stato un momento importante, è il momento che ci siamo incontrati, diciamo, di persona. Quel momento lì io penso che è stato abbastanza decisivo. Chiudo il discorso sulle scelte, hai preso la maglia numero 9. Io entrando ho visto subito quella foto e ho visto Inzaghi. Qua dopo di lui quella maglia l'hanno vestita in tanti, però hanno faticato per motivi diversi magari a fare quello che ha fatto Inzaghi. Da te si aspettano invece quello, e ti chiedo il peso di questa maglia, se senti un po' di peso e anche l'orgoglio di vestire una maglia così importante. Ho usato già un paio di maglie con peso, quindi quello per me non è un problema, sì è un motivo di orgoglio e una sfida importantissima a mia carriera. Leo lo sa, se l'ho detto che sono molto illusionato con questa nuova avventura. Non ho nulla da fare più
che dimostrare a loro perché hanno fatto questi investimenti. Ho molta fiducia in questa società, in questi allenatori, in questa squadra, di che si può fare grande cosa, ma la cosa più importante è crederci in che lo possiamo fare. Se questa squadra crede che può arrivare lontano, si arriverà lontano. Ovviamente dopo ci sono altre squadre che lotteranno per le stesse cose, ma il Milan deve avere la fiducia in che si può fare grande cosa. Milan per quello needs to have the conviction that we can achieve great things. Luca Cilli, Sport Italia, in bocca al lupo per la tua nuova avventura. Volevo chiederti, per te è stata da sempre la prima scelta il Milan nel momento in cui hai capito che il tuo ciclo con la Juventus si era interrotto? Perché Sarri, che è un allenatore che do you think Milan was Milan always your first choice Chelsea. Once you understood that per your time at Juventus was over? Because Sarri, coach of Chelsea, was also very determined to sign you. Una personalità importante all'interno dello spogliatoio, ritroverai Reina, hai esperienza internazionale, hai carisma, devi essere d'aiuto anche. You will be a central pillar of this team. You also know many of the other players. You know Reina. Guarda, ti parlo con totale sincerità. You have charisma and experience. Ovviamente la stima che ho per Sarri non è nuova, no? È una grandissima stima. Ma l'unica persona che mi voleva a Chelsea era Sarri. E qui mi hanno voluto tutti. Quella per me è stata la cosa più bella che può sentire un giocatore quando ti fanno sentire che ti vogliono veramente. E quella è stato il mio motivo di scelta. La motivazione e la convinzione che mi hanno dimostrato loro alla ora di parlare e volermi qui nel Milan. Dopo sì, certo, rincontro a Reina, conosco tanti giocatori, sono in Italia da 5 anni, quindi le conosco molto bene e veramente quello anche mi ha convinto. Penso che il Milan ha una bellissima squadra che con lavoro può fare grandi cose. Firmly believe this is a team that through hard work can achieve great things. Ciao. Volevo chiederti cosa hai provato oggi a Milanello quando per la prima volta hai affrontato i colori rossoneri e soprattutto cosa vi siete detti tu e Lucas Biglia? How did you feel today when you went to Guarda, Milanello? Da 12 anni che gioco al calcio in Europa e sinceramente Milanello è stato il campo sportivo che più mi ha colpito. Milanello is the è quello che realmente un giocatore vuole vedere. Storia, tanto verde, calcio puro. Hanno passato grandissimi campioni e ancora rimane la struttura di quella epoca che a uno le fa venire quella pelle d'oca a quello che ama il calcio. Milanello è veramente una roba speciale. Milanello e really dopo con Luca, no, un compagno che ho giocato 10 anni in nazionale con lui, Lucas, l'ho confrontato anche in Italia, ho grandissima stima con lui, è un amico friend, e bellissimo rincontrarlo. No, mi ha dato il benvenuto e ovviamente lui anche è convinto di che se siamo convinti tutti possiamo he fare una bellissima stagione. Stefano Mancini, La Stampa. Volevo chiedere, sono qua. Stefano Mancini, from La Stampa. Questi aspetti asks, positivi al progetto, al valore del Milan, c'è anche un rimpianto di non poter giocare con Ronaldo? Già ho giocato con lui. No, 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 un rimpianto. Al contrario, sono molto felice di questa nuova sfida, di questa nuova avventura. E sono sicuro che andrà molto bene. Però per quello dobbiamo lavorare tanto e pensare solo a quello che dobbiamo e sappiamo fare. E quello di mostrarlo sul campo ogni partita, ogni allenamento, di che realmente vogliamo portare il Milan più alto possibile. Ciao Gonzalo, sono Fabio Conte, agenzia Area. Fabio Conte, from agenzia Area. Ci sarà una sfida tutta argentina a Milano tra te e Icardi. Chi pensi che poi alla there's fine there's an all Argentinian clash between you and Icardi here in Milan. Una risposta. Who do you think will win? Penso che più che ovvia, no? Che ti devo dire? Well, what can I say? I think the answer no, should no, be obvious. La risposta è chiara. Che devo dire? Già la sai la risposta.
You know what the e al Presidente volevo chiedere, se possibile, appunto, a proposito di punte, qual è la punta più forte che ha il Milan in questo momento? Gonzalo Higuain o il direttore Leonardo? Andrea. Talking about strikers, no, io capirei Milan has at the moment. Gonzalo Higuain or director Leonardo? Siamo la Gazzetta dello Sport, prego. Ciao Gonzalo, Marco Pasotto, Gazzetta. Gazzetta dello Sport? Due cose volevo sapere. La prima è se quando incrocerai la Juve in campo ti balenerà anche solo per un attimo in testa un sentimento di rivalsa sulla Juve. Will you be looking for payback when you come across Juventus on the field? Come definirai la tua stagione positiva in base ai risultati, cioè ti ritirerai soddisfatto della tua stagione se this year for you. Tu la frase alla Juventus? No, qua. Ah, qui. No, con la Juve ovvio che ho grande affezione e quando torno a un club che danno, che hai amici, i compagni che tu vuoi bene, veramente l'emozione. Who I care for a lot. Dopo me domandi per favore, scusa. Sì, cioè, a fine stagione ti riterrai soddisfatto di questa stagione al Milan? Fai una proiezione, se non so, hai un numero di gol, hai un obiettivo di squadra, quali sono i tuoi obiettivi personali di squadra per quest'anno? In terms of personal obiettivi personali e per quello che mi hanno fatto venire qui, di provare con tutta la squadra a riportare al Milan il più alto possibile, Milan, e quello ovviamente back to the spot it serve to gol be e serve and I need to score. Convinzione e la voglia di provare a vincere tutto quello che si gioca. Credo che quella è l'idea che dobbiamo avere e dopo avere la convinzione in nostro proprio mezzo di che possiamo farlo. Ivan Filanino, Est News. Qua. Ciao Gonzalo, benvenuto. Ciao. Volevo chiederti come vedi l'attuale reparto offensivo del Milan e l'intesa che dovrai trovare con giocatori come Suso, Çalhanoğlu e anche un giovane come Cutrone. What do you think of Milan's current attack? Bene, la verità, come ti ho detto, l'anno scorso io guardavo il Milan e penso che abbiamo un grande reparto offensivo. I think we have a great attacking unit. Credo che hanno la caratteristica che mi piace a me. Sinceramente quello anche mi ha fatto convincere a venire. E dopo Cutrone è un ragazzo giovane, che se le vede che ha una voglia matta di migliorare, di imparare, e quello a un giocatore come io lo fa felice perché avrà una competenza bella e pure for the striker role. Marta Mereghetti, Spazio Milan, una domanda a Gonzalo. Come avrei notato ieri i tifosi ti hanno riservato un'ottima accoglienza. Sei consapevole di essere la stella di questo Milan? Yesterday you got a very warm welcome from the fans. No, sono un giocatore che il Milan ha preso per aiutare a andare come ho detto prima, più alto possibile. La stella qui è la squadra e ovviamente io ci proverò a aiutare a questa squadra a crescere ancora di più, grow and improve. Ma qua non vince le partite un giocatore, ni campionato un giocatore, le vincono tutti, tanto quelli che giocano, quelli che entrano dopo, gli staff, tecnico, fisio, la società, tutti siamo importanti. Ovviamente everyone chi gioca sono il calciatore, ma important. Io ho venuto qua a aiutare, come tutti, a portare Milan in più alto. Io non mi considero quello, se mi considero un giocatore che vuole aiutare questa squadra a crescere. Vincenzo Matrone, Carta Canta Web. Intanto complimenti a Leo per la trattativa e ben arrivato al Milan, ti stavamo aspettando. L'attacco del Milan con Suso e Çalhanoğlu assomiglia un po' all'attacco che avevi tu a Napoli, dove tanto bene hai fatto, e se chiederai a Gattuso di tornare un po' meno, attaccare un po' di più. With Çalhanoğlu and Suso, does this attack remind you a bit of the attack? Non mi piacciono le comparazioni. Sì, che come ho detto prima, sono giocatori che hanno la caratteristica che a me mi piacciono e che ovviamente possono
Well, Susan possono fare il meglio di me. Like e per quello anche sono venuto, sono convinto di che questa squadra può fare il meglio di me. Quindi per this quelle cose sono really molto contento. Play to my best. Ciao Gonzalo, Daniele Longo, calciomercato.com. Volevo chiederti se c'è stato qualcosa che non ti è piaciuto nel tuo addio alla Juventus, negli ultimi giorni alla Juventus. Was there anything in your final days at Juve which you didn't really like? No, poche cose. Ho vinto due scudetti, due Coppa Italia, il rapporto con tifosi e compagni è stato meraviglioso. Great teammates, it was a wonderful experience. La società ha deciso de che non doveva continuare lì e la ringrazio perché the club decided that my time had come a una squadra che veramente mi ha dimostrato tanto amore e per quello sono molto contento. And I'm very happy for my 2 years. Ciao Gonzalo, benvenuto. Simone Nobilini di Marzio.com. Io ti volevo chiedere invece, hai parlato di convinzione che hai visto negli occhi di Leonardo appunto nell'incontro che c'è stato. You talked about the conviction you saw. Volevo chiederti invece che cosa ti ha detto Gattuso nel but primo colloquio anche telefonico Gattuso che avuto, se lo avete avuto. E se c'è un compagno con cui non vedi particolarmente l'ora di giocare, che ti incuriosisce un po' come caratteristiche da poter sfruttare. Quello che ho parlato con Gattuso ovviamente rimane in noi. No, io non sono una persona che parla all'esteriore lo che what parlo said to Gattuso, what we talked about stays between us. Però sì che è stata I'm una conversazione who likes che to share ha spinto these things with others. E mi incuriosisce tutto il Milan. La squadra credo che è forte e, come ho detto, ha le caratteristiche che a me mi piacciono. E quindi, dopo quando inizia questa avventura, proveremo a dimostrarlo in campo. Now we need to prove it on the field. Buon pomeriggio. Volevo fare una domanda a Leonardo, uomo di Tele Lombardia, sono qua. Avevi detto non faremo grandi colpi in questo mercato, non faremo un mercato pum pum pum, poi ci sono stati due colpi. Ma ti sembra un giocatore importante? No, volevo chiederti poi quando e come è nata la possibilità di portare l'attaccante forse migliore che c'era nella Serie A al Milan. But how did you get the chance to sign arguably the best striker in Serie A for Milan? Ma io penso che tutte le grandi squadre mirano almeno ai grandi giocatori. Quello è dopo sono cose che sono fattibili, altre un po' meno. La cosa nasce da tante cose, nel senso avere un attaccante come Higuain oggi è veramente per il Milan, voglio dire, un cambio di dimensione. Quindi è così. Quindi questa è una cosa, diciamo, sognata, ma sinceramente nella prima conferenza stampa non era realizzabile. To be honest, è diventata realizzabile e la differenza del mercato che tante volte ti offre delle but situazioni the changes che, and evolves, and sometimes che poi anche it offers un po' di fortuna e avere with a bit of luck, Gonzalo seduto a tuo fianco. You can sign adesso più che seduto like a mio fianco è dentro il Milan, è al nostro fianco in un momento che vogliamo veramente, diciamo, costruire un qualcosa di importante. Andrea Fabris, oracolorn.it. Ciao Gonzalo, benvenuto. Allora, tu hai vinto tanto nella tua carriera, Gonzalo, ma non sei mai riuscito a vincere una Coppa Europea. But you've never won e arrivi in un club European che cup notoriamente è famoso per averne vinte tantissime. Quest'anno facciamo l'Europa you've League, volevo chiederti quanto pensi che possa Champions andare lontano Leagues il Milan in Europa League. Bueno, penso che uno degli obiettivi, quindi speriamo il più lontano possibile. The goal is to get as far magari as possible vinca, in the competition. Qualcosa di straordinario. Winning it would certainly be great. Una squadra come il Milan che gioca questa competizione deve avere in testa arrivare. A team like Milan playing in the Europa League has to speriamo aim to reach the end of it. De poter farlo, no? Hopefully we can manage that. Bellissimo. It would be wonderful. Arianna Ravelli, Corriere della Sera. Arianna Ravelli con Corriere della Sera. Volevo tornare sull'SMS che hai mandato a Leonardo. Milan è stop. Cosa voleva dire? About the Milan message you sent stop. Leonardo. Milan te ho infatti non avevamo capito il senso. Ok.
Milan è il top, adesso è chiaro. E poi volevo... perché mi hai scritto in spagnolo? Milan es top. Adesso è chiaro. Avevamo spostato la S. La prossima volta mettiamo l'agenda. C'era già chi diceva vuol finire la carriera al Milan, per dirti. Ah, capito, cioè... Milan è top. Esatto. Per questo che ti chiedevo. Milan. Pensavamo fosse già una promessa che tu volessi finire la carriera qui, capisci quanto eravamo andati avanti. Quello che ho detto, che... la dimensione che ha il Milan la capisci anche di più quando sei dentro il Milan. As I said, understanding questo passaggio della Juventus al Milan becomes even more apparent when you're with the club. La mia sensazione ha fatto un mi ha colpito tantissimo. E quello è quando io dico che è fantastico il Milan. Da fuori, certo, le metti tra una delle squadre più forti al mondo, però Milan quando sei dentro capisci tante cose. But it's when you join and you're on the inside you see so much more. Qui la gente che sta dentro, la storia che ha passato in questa squadra. Quindi all the people are passionate about Milan veramente quando stai dentro ti viene la pelle d'oca perché è una squadra che you understand how truly tutto great il mondo che le domandi del bambino dove vuole giocare il Milan stai sicura che te lo dicono e quindi per quello è I anche un motivo d'orgoglio every child in the world che mi hanno cercato di venire qui for Milan. Ciao Gonzalo, ciao Leonardo, Luca Tagotta il giornale, una domanda per entrambi. La prima, molto probabilmente il tuo esordio potrà essere l'11 di agosto nel trofeo Bernabéu contro Real Madrid. Che emozione ti fa your debut will probably affrontare la tua vecchia be squadra in the torneo Bernabeu, visto che parlavi tanto dello charme, insomma, del fascino di questo Milan, se con l'arrivo di Higuain oggettivamente può essere aumentato e magari può essere anche più semplice adesso arrivare ad altri giocatori in chiave di calcio. How do you feel about facing your former team? Grazie. In your first game for Milan. No, l'esordio sarà quando il mister lo vede opportuno. Io mi sto allenando per quello. My debut will come when the coach decides. I'm working hard to be ready. Real Madrid, whether it's against Real Madrid or not, io mi sto allenando per quello. I am training to be ready quindi, when the coach needs me. Ovviamente quando uno arriva a una nuova squadra, clearly when you join a new gioca, team, è meglio, no? Però it, è una the sooner you get to play, the sua, better it is. Ma certamente mi sto allenando per quando lui lo vede disponibile. It will take a little while for me to settle in, but I'm doing my best to be ready. Aumenta, è una certezza, basta vedere, diciamo, having a player like Higuain certainly does increase the appeal of a club like Milan. È stato, come ho detto prima, una situazione che ci ha portato veramente a una cosa molto importante, ma la linea continua a essere abbastanza cauta, abbastanza uno studio interno, deve however, vedere we still need fare, to be very careful and consider every move we make. Per dopo partire quello che possono essere questi, diciamo, innesti che possono migliorare ancora di più la squadra. Direi che possiamo fare l'ultima domanda, prego. Sì, mi chiamo Aaron Dekkers di LA Football in Olanda. L'altro giorno ho parlato con Ruud van Nistelrooy, con chi già hai giocato a Real Madrid. Lui mi ha detto che per lui era ancora un po' rimpianto, che lui non ha mai giocato per il Milan. Lui mi ha detto ovviamente che lui è molto orgoglioso da te adesso, Milan, perché tu eri come un piccolo fratellino, diciamo, no? Tu puoi dirmi forse qualche consiglio che lui ha dato like a younger brother. Come on, Ruud. È stato un how did you l'ho used conosciuto to get on quando avevo 18 anni io e I met Ruud van Nistelrooy when I was 18. Mostro del calcio. He was a beast. E giocare con lui certamente on a me the field, fatto he was incredible. Playing with him la sfortuna was fantastic. Di infortunarsi per un lungo tempo. Unfortunately, he suffered an injury which kept lui, him out for a long time. Quando forse stava qualche partita senza fare gol, lui era il primo a venirmi a dire di stare calmo. But whenever I had a goal drought, whenever I went a few games without scoring, he was the first to come and reassure me, call me, that as a striker, these things happen. But as soon as you break your drought, delle parole che a me più mi ha lasciato dentro. Dopo solo parole di ringraziamento, lui è una persona fantastica. Everything he said has stayed with me throughout my career. E mandarle un forte abbraccio perché lui per me è stato veramente and I send him my best wishes because he was really important for me. Rapidissimo, Massimo Sarti, RTL 102.5. Per Leo, parlavi prima di situazioni che devono essere risolte quick all'interno. Leonardo. Credo che
ti potessi riferire magari a qualche possibile cessione, se ci sono degli aggiornamenti, si parla di Kalinic, situations that to be resolved. Andre Silva, se ci sono delle novità in proposito, grazie. Is there anything new about the sales of Kalinic? No, novità, sicuramente sono situazioni che stiamo parlando, vedendo. Io penso che il buon affare è quello affare che è buono per tutti. These are deals we're working on. I think a good deal is a deal that's good for everyone. È normale che nei cambiamenti ci sono anche delle scelte da fare e le scelte sono già abbastanza chiare per tutti. There are new choices to be made. Cercando di avanzare nelle situazioni che esistono. At the moment, we are trying to move on with the situations in our hands. Buongiorno Higuain, Zagnoli, il Gazzettino. Le chiedo solo cosa non è andato nell'Argentina, non tanto per quanto riguarda lei, ma in generale una nazionale così attesa che fatica i grandissimi appuntamenti. Why is it that the national team struggles? Qui sto per parlare di Milan, quindi della nazionale non dico nulla, quindi. I don't want to talk about the national team. Mi ha risposto. Va bene, chiudiamo così, allora diciamo che and that's the end of the press conference. È sufficiente, naturalmente la nostra giornata continua, sapete che più tardi avremo un incontro con i tifosi as the both players will meet the fans in Piazza Duomo in the center of Milan. Pomeriggio e adesso abbiamo ancora una volta il rito, diciamo, della maglia da soldi. Now once again we'll be showing off the jerseys. Sia televisivi che fotografici, grazie. And for photo ops. Questo da lui. Sì, lavora. Quella? Sì, questa. Grazie. Questa è anche quella TV. Sì. Però dovete rifarlo su questa. In cambio facciamo 5 secondi di riprese video. No, c'è il nome che non si vede bene. No, eccola, perfetto. Ok? Ultima, via. No, dai. Qui, vi alleviamo. Ok. Grazie a tutti, buon lavoro. Grazie. Buona serata.